Buongiorno, buongiorno e buon giovedì 20 agosto. Ha parlato Ralf Rangnick, intervista alla Gazzetta dello Sport, una intervista che andremo a rivisitare nel video di mezzogiorno delle 13, ma c'è una frase che ci ha colpito e io non sono, ha detto Ralf Rangnick, l'allenatore che avrebbe dovuto, sembrava lo scontato allenatore della prossima stagione. Ha detto: non sono abituato a puntare su giocatori di 38 anni. E quindi adesso viene naturale una domanda, una specie di sondaggio. Meglio Rangnick, rivoluzione, calcio intenso, calcio nuovo senza Ibra? O meglio Ibra con la sua sicurezza, col suo carisma, con la sua professionalità, col suo modo di giocare che fa salire il livello di tutti i compagni, ma senza Rangnick e con la continuità di Pioli? E questo è un po' il quesito di questa mattina che vi sottopongo. Ralf Rangnick ha detto questo, ha detto che ci sono stati dei contatti già ai primi di ottobre, quando il Milan ha, diciamo così, avuto le prime difficoltà con Marco Giampaolo. Però Ralf Rangnick proprio non ci ha stupito questa affermazione. Sapevamo tutti che nel caso fosse arrivato Ralf Rangnick, per Ibrahimovic sarebbe stata la fine dell'avventura rossonera. Fine di un'avventura che non dovrebbe esserci. Ormai si aspettano i minuti per i minuti, esagerato. Si aspettano le ore, i giorni neanche tanti, perché ormai siamo a giovedì, il Milan si radunerà il 24 lunedì. Poi parleremo anche del raduno, come saranno le tematiche del raduno. Ebbene, ormai si attende, entro il weekend dovrebbe esserci la fumata nera o bianca. Noi pensiamo proprio bianca, e credo che proprio Ibra vada verso l'offerta del Milan, non il Milan verso l'offerta, verso la richiesta di Ibra. Quindi ormai siamo vicini a questa continuazione dell'avventura di Zlatan Ibrahimovic, continuazione che si sarebbe invece non sarebbe avvenuta in caso di arrivo di Ralf Rangnick. Per quello che riguarda, come dicevo, il raduno, sembra che lunedì 24 non ci sia un vero e proprio raduno. I giocatori andranno a Milanello, questo sì, ma solo per fare i tamponi. Quindi arriveranno macchine chiuse. Andranno a Milanello, tamponi, poi ritorno a casa in attesa dell'esito dei tamponi, se ci auguriamo saranno tutti favorevoli, perché la parola positivi è meglio, è pericolosa, saranno tutti favorevoli a una ripresa dell'attività da parte di tutti i giocatori, allora si inizierà il vero e proprio raduno. Raduno che non vedrà conferenze stampe. Conferenze stampa come nel finale dello scorso campionato, solo con qualche televisione, ma non la classica conferenza stampa. Nel primo giorno non crediamo che ci saranno giocatori nuovi, si considera ormai abbastanza scontati l'arrivo di Bakayoko e Oriema, e assolutamente entrambi abbastanza, se preferiamo, molto lontani. Sarà un raduno, ripeto, anomalo come tutti questi ultimi nefasti 6 mesi. Quindi, per chi volesse andare a Milanello, sappiatelo, i giocatori arriveranno macchine chiuse, non possono aprire per le foto, per gli abbracci, andranno tamponi e usciranno. Quindi non mancherà quel sapore, quella festa che ormai ci accompagnava da anni, anni, anni. Con quello che è successo, anche questo è stato tolto fra le mille cose ai tifosi, parlando sempre della cosa meno importante, fra le cose più importanti. Stiamo parlando del gioco del calcio. Anzi, la frase giusta è la cosa più importante fra le quelle meno importanti. Quindi ci sono cose ben più importanti, ma l'abbraccio ai giocatori il giorno del raduno era una bellissima tradizione, ne ho vissute migliaia e anche questa sarà un raduno particolare.
particolare, non possiamo neanche chiamarlo raduno, un arrivo a Milanello, il tampone, controllare le condizioni, ritornare se tutto andrà, come ci auguriamo, tutto bene. Dunque, oggi è il giorno dell'intervista a Ralf Rangnick sulla Gazzetta, saremo curiosi di vedere, vi ho dato qualche anteprima, a leggere quali saranno le opinioni di Ralf Rangnick su tutta questa vicenda, sul suo modo di intendere il calcio, la prima vera intervista italiana a Ralf Rangnick. Complimenti alla Gazzetta. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.